teatro patologico la sua scuola, non una forma di terapia, ma un luogo in cui esprimersi liberamente, lo dici tu giustamente, un posto, dico io, stupendo sulla Cassia a Roma, in cui persone con disabilità mentale imparano a recitare, ma anche a fare i costumisti o gli scenografi a seconda delle loro, diciamo, propensioni, sì, e possibilità, insomma, a esternare comunque creatività ed emozioni. Noi abbiamo fatto la nostra incursione, diciamo, in un pomeriggio di ordinaria follia, se possiamo dire. Vediamo. Forse sempre uguale, eh? Grazie, pure tu. Adesso però questo teatro bellissimo, meno male, guarda. Dopo tanti anni siamo riusciti a avere questo posto stupendo. Bellissimo, veramente bello, bello, bello. Perché siamo tutti deficienti! Perché siamo deficienti? E la vita voglio vivere almeno un giorno da me. Ora si... E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo! C'è un uomo che è deluso dal genere umano, perché non riesce a trovare amici, si è messo ad acchiappare mosche. Mi sono pazzo! Perché sono deluso dagli amici, dalla vita e mi rifugio in queste mosche. E oggi voglio parlare. Fuori voi. Gli abbiamo detto liberi, liberi, liberi tutti e sono scappati, ognuno vive di vita propria. Mettiamo un po' d'ordine. Chi c'è? Ci vuole qualcuno che metta ordine in tutto questo. C'è Mrs. No, c'è Hook. Hook. Chi è Hook? Sei tu. Una ballerina che non vuole altro che ballare, quindi ti entra in scena di continuo. E tu, il tuo unico scopo nella vita è quello di acchiappare le mosche. Che possiamo fare? La magia del teatro, qua può succedere tutto, dai, quello vedere. Che vuoi. Si s'indossa l'erbatura, metta tutto in bacio. C'è qualcuno che ha espresso il desiderio di essere Jennifer Beals in Flashdance. E chi dice che manza anche il robot e non sia più bello. Fammene come voli, fammene come voli. Dai, fammi vedere. Vai, vai, allunga le gambe. Allunga. Possibile.
E allora io ho detto, ragazzi, qual è il personaggio che avreste voluto sempre interpretare? E infatti, Stefano fa Jennifer Beals. Questo non è... 25 anni che lavori con me, hai tenuto questo segreto? A noi mosche? Siete miei amici. E possiamo? Volare. Volare via? Volare via, sì. Andiamo. Io sono Filippo e mio fratello mi ha fatto rinchiudere questa maschera oscura per tutti questi anni. Ingegnere 626, l'uomo dalla maschera di ferro. Siccome qua l'anarchia è un fatto facile, questa era la nostra incursione nel bellissimo teatro. Un complimento che veramente mi emoziona sempre tantissimo, e poi da subito la risposta che dovevo dar prima. Quando vedi queste immagini uno può capire subito, immediatamente, perché non si può stare senza di loro, perché veramente sono un qualche cosa di unico, veramente incredibile. A me ha colpito una tua frase, un tuo commento a proposito del lavoro e dell'esperienza che hai con questi ragazzi. L'esperienza che ho avuto lavorando con persone disabili mi ha fatto scoprire come gli stati d'animo, i tempi, i ritmi dei grandi attori siano simili a quelli delle persone affette da un disagio psichico. È vero, perché... io ho avuto la fortuna di lavorare con due grandi attori, che è stato Anthony Hopkins in Titus, uh-huh, e ho fatto La Passione di Cristo di Mel Gibson. Uh-huh. E devo dire che lavorando con loro c'erano tante similitudini con i ragazzi disabili, cioè avevano veramente dei tempi assolutamente... anticonvenzionali, come in effetti c'hanno i ragazzi. Quando lavoriamo, loro non si preoccupano come noi attori che se mi hanno dato una battuta devo rispondere nei tempi giusti e calcolare la pausa colta, la pausa media, la pausa lunga. No, loro hanno delle pause assolutamente a secondo di quello che hanno recepito, a secondo di quello che stanno vivendo in quel momento. Stanno vivendo, sì, a secondo della domanda che gli è stata fatta. Loro
loro cercano di come cucinare e come mangiare e capire qual è l'odore di quel mangiare, il sapore di quel mangiare. Allora, secondo, ti danno la risposta che può essere assolutamente fuori luogo della domanda, e quello è straordinario, e quello capisci che stai vivendo al momento un qualche cosa di insolito. Per questo ogni volta che facciamo dei saggi vedo la gente sempre completamente sconvolta, ma capisco, perché hanno visto uno spettacolo, un allestimento teatrale assolutamente anticonvenzionale. Certo. Altre due tue frasi molto belle riguardano proprio questa capacità, questa intuizione che tu hai avuto nei confronti dei malati di mente, dicendo che sono come i bambini innocenti, come tali in grado di darsi. E veramente fa pensare a qualcosa di evangelico, nel senso che nel regno dei cieli si accede solo come con questo atteggiamento di bambini, con questo stato d'animo, no? È vero, quando sto con loro mi rendo conto che tutto quello che è convenzionale, quello che è ormai globalizzato, cioè viene messo da parte, cioè si parla delle piccole cose, dei piccoli bisogni, delle necessità veramente semplici, ed è straordinario, perché questo lo fai con i bambini che non hanno nessuna esigenza, ma soprattutto con quei bambini che non sono viziati, che hanno bisogno veramente di poco, un po' come quello che eravamo noi quando eravamo ragazzini, ci bastava un pallone, se non c'era il pallone ce lo facevamo con la carta, ma la cosa fondamentale era giocare, capito? Sia col pallone di gomma o con quello di plastica. Stabilire una relazione. Esattamente, e così sono loro, hanno bisogno di amore, capito? Ma si è visto già nel filmato, e poi l'ho visto di persona, non solo in questo caso, ma insomma anche altre volte quando ci siamo incontrati in altre situazioni, da parte tua c'è sempre, non solo da parte tua, c'è sempre proprio un grande contatto fisico. Sì, che avviene. Sì. Devo dire che mi piace, perché loro hanno veramente questo bisogno di sentire qualcheduno che li fa sentire un affetto. Anche tra di loro vedo, Moltissimo, moltissimo, e devo dire che è molto bello la scuola, la magia del teatro che sto portando avanti, non solo dal punto di vista teatrale, perché nessuno di loro pretende di arrivare al Quirino o al Valle, anche se hanno dei potenziali assolutamente straordinari. Ma ognuno di loro capisce che in quel luogo può trovare un affetto vero, che è l'amore, attraverso un lavoro sincero e onesto. Poi gli spettacoli possono essere belli o meno belli, però la cosa essenziale la trovano lì, veramente al teatro patologico, qualcuno che gli dà affetto, che gli dà amore, che secondo me è la cosa più semplice che possono chiedere.